Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Battle for Games. Io sono Carlo e oggi siamo qua su Battlefield 4 per parlare del DLC che è uscito proprio in questi giorni. Proprio martedì è uscito. Questo DLC è proprio Second Assault, che praticamente, principalmente ragazzi, include quattro nuovissime mappe prese da Battlefield 3. Praticamente la DICE tempo fa aveva fatto una specie di sondaggio, chiamiamolo così, su un qualche forum, penso, e posso immaginare, su un qualche forum, e chiedendo appunto quali mappe volevano di Battlefield 3 che si potessero trasferire su Battlefield 4 con il nuovo Frostbite 3.0. E gli utenti appunto, dagli utenti sono venute fuori queste quattro nuovissime mappe, che sono appunto Operation Metro, la antica, la vecchia Operation Metro, quella piena mega di glitch. Speriamo infatti che l'abbiano rifatta un attimino meglio, ma per ora non mi sembra di aver visto mai gente glitchata, quindi buono, buono per ora. Altra mappa antica, che diciamo antica ragazzi, mi piace dire antica, è Operation Firestorm, quella mappa aperta in quel, tra i monti, possiamo dire così, dove il cecchino proprio è al massimo della sua splendezza ragazzi, i termini. Infatti ho fatto anche il mio primo headshot tipo da 933 metri l'altro giorno su Operation Firestorm, da un monte all'altro ragazzi. C'era questo qua che mi cecchinava, io l'ho guardato e ho avuto la bella idea di cecchinarlo, e headshot, ci sono riuscito, bene, ho fatto tipo i salti di gioia appena. Ok, andiamo avanti ragazzi. Altra mappa che arriva da Battlefield 3, Confini sul Caspio, un'altra mappa aperta enorme, secondo me per ora è la mappa più grande che c'è nel gioco, in tutto il gioco di Battlefield 4. E la quarta mappa ragazzi, parliamo proprio di Golfo di Oman, che su Battlefield 3 mi piaceva veramente un sacco, e su Battlefield 4 però secondo me ci hanno aggiunto con questa l'Evolution una cosa che non mi gusta tantissimo. Infatti a un certo punto della partita arriva una tempesta di sabbia che praticamente non vi permette di vedere niente, non potete nemmeno spottare i nemici, tipo avete il cecchino, voi guardate lontano un po' in giro, premete il tasto Q ma non vi spotta i nemici. Anche io ho provato a guardare mirando un nemico e se premi Q non si spottano i nemici, quindi questa cosa qui mi dà un fastidio e spero che la fixino, perché è un po' una rottura di balle. Nella partita va via questa tempesta e torna tutto normale, il sole del 15 d'agosto. Però sì, questa cosa durante la partita mi rompe un po' le palle. Nelle altre mappe ragazzi sono state implementate anche in quelle mappe lì un po' di l'Evolution, tipo in Operation Metro, che è quella che state vedendo in questo video. Sono stati implementati alcuni ascensori per salire da sotto a sopra, e poi mi sembra di non aver visto nient'altro. Su Confini sul Caspio ragazzi, quella mega torre che c'era in mezzo alla mappa è praticamente diventata una scala chiocciola dove si può salire, e c'è anche un ascensore che ti porta su fino a metà più o meno, poi dopo devi andare su con le scale. E quella cosa lì mi piace veramente tanto, che al posto che arrivarci col paracadute come si faceva su Battlefield 3, che era un po' una rottura di palle, che io, cioè, bisognava essere dei cecchini col paracadute perché io non ci riuscivo mai e ovviamente sbagliavo sempre la mira. Con questa nuova Evolution, questi nuovi ascensori, perché un ascensore strano non è proprio un ascensore, chiamiamoli ascensori. Con questo nuovo ascensore ragazzi è molto bello, è più bello salire, molto più realistico, possiamo così dire. E invece però ragazzi, su Operation Firestorm non ho ancora ben capito quale sia la Evolution, dove sia questa Evolution. Hanno detto che c'è, io non lo so, ci ho giocato un po' però non ancora tantissimo, non l'ho guardata ancora approfonditamente, quindi ragazzi se sapete dov'è la Evolution su Operation Firestorm lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti, perché io proprio davvero non l'ho ancora capito. Ci ho giocato tipo 2-3 partite ma non ho visto nulla di strano. Allora ragazzi, parliamo un po' di quello che è stato aggiunto oltre alle 4 nuove mappe su Second Assault. Parliamo di 4 nuovissime, vecchissime anzi, armi che c'erano anche in Battlefield 3. Infatti ne è stata aggiunta una per classe. Infatti per il medico è stato aggiunto l'F2000, che è quello che avete visto utilizzato su Operation Metro, che è rimasto overpower come era su Battlefield 3, perché è una roba assurda, ha un ratio che spara tipo, sputa fuori 9 miliardi di colpi al secondo e fa anche un bel danno. Infatti mi gusta molto, però è un'arma abbastanza da nabbo. L'ho già sbloccato, si sblocca tramite un'assegnazione, non mi ricordo cosa dovete fare, però cercatelo sul Battlefield e lo trovate. Per la classe del supporto invece ragazzi è uscito un nuovissimo mitraglione, che magari ve lo ricordate da Battlefield 3, che parliamo proprio dell'M60, quel fottuto sputa proiettili
che hanno un danno della Madonna, che quando vi trovate uno davanti con quel coso enorme potete anche direttamente seppellirvi da soli, perché tanto siete morti. Quindi ragazzi, quello devo ancora sbloccarlo, sono curioso di provarlo. Infatti ragazzi, i prossimi giorni mi metterò lì e farò tutte le assegnazioni per sbloccare le nuove armi. Per il cecchino ragazzi non vedo l'ora di provarlo, sto cercando di sbloccarlo, infatti qua sul confine è un'assegnazione che dovete fare sul confine sul Caspio, che praticamente dovete fare 5 kill dalla torre in un turno senza morire. Cioè no, potete morire, però nella stessa partita dovete riuscire a fare 5 kill. Per ora ne sono riuscito a fare ben 3. Infatti sono talmente pro ragazzi che non ci riuscirò mai. Parliamo appunto del Gol. Il Gol, che è un'arma che c'era, non c'era su Battlefield 3, ma era su Bad Company 2. Quindi ancora più vecchia ragazzi, ma è stupenda. Ha un tempo di ricarica che è un missile, proprio è velocissimo, e ha un danno che secondo me è pari all'SRR. E forse addirittura il proiettile va più dritto dell'SRR. Quindi ragazzi parliamo di un cannone praticamente. Non vedo l'ora di provarlo. Altra nuovissima arma ragazzi è la Sval, proveniente da Battlefield 3. Anche quella che è un'arma veramente overpower. In pratica hanno aggiunto 4 armi, una più overpower.